Allora, che tipo di proposta è questa? È una proposta fattibile? Chiaramente voi proponete, però ci sono dei passaggi da rispettare. Beh, noi proponiamo e facciamo una proposta seria. Abbiamo messo su una compagine imprenditoriale di tutto rilievo, di persone che prima di tutto vogliono avere un ritorno d'immagine positivo. E all'Aquila ce n'è bisogno per gli imprenditori, specialmente in questo momento. Vi sentite toccati dagli accadimenti? Beh, guardando un po' in generale, forse ci vuole qualche cosa che riporti sull'immagine, perché quella che si dà ovviamente non è quella giusta, siamo sicuri di questo. Noi vogliamo proponiamo la riqualificazione dell'area della Fontana Luminosa. Vogliamo fare avere la pedonalizzazione di tutta l'area, proponiamo di fare dei parcheggi sotterranei, proponiamo di fare anche un punto di accoglienza per le attività commerciali a canone concordato con il comune, in modo da aiutare la città a riconquistare un po' di centralità e quindi l'appeal che la città deve avere rispetto alla periferia torna ad essere. Avete fatto un ATI, no? Diciamo così, in quanti siete come impresa? Noi abbiamo fatto un ATI nella quale siamo 6 imprese in 5 gruppi, quindi non abbiamo individualmente esposizioni eccessive rispetto alle nostre potenzialità, e questo è un fatto positivo in quanto approcciamo il problema, il discorso, molto tranquillamente, con l'intenzione di portarlo fino in fondo. Aspettate, qual è l'osservazione che magari vi aspettate maggiormente? Perché insomma, con una proposta uno si aspetta insomma che possa piacere o che possa essere criticata. Ma certo, per questo noi la presentiamo al Comune, poi il Comune la porterà nelle varie sedi, la farà, se sarà convinto l'amministrazione comunale a farla condividere anche dalla cittadinanza, per cui, ma siccome la proposta è abbastanza seria, non vedo quali possono essere i motivi ostativi. Se lei dovesse dire insomma la parte innovativa di questo intervento, quale sarebbe insomma la novità? La novità è che intanto gli imprenditori che si mettono in campo per fare un project financing, e all'Aquila non mi pare che ne siano venuti fuori granché, anzi quasi nessuno, forse portato a termine nessuno, e questa è già una novità, gli imprenditori che si mettono in campo. Riguardo proprio l'intervento strutturale? L'intervento strutturale, diciamo che tutto rimarrà non a vista, tranne la parte del commerciale che affaccerà su Viale Ovidio, per forza, perché ha bisogno anche delle finestre, insomma. Però niente che vada a sconvolgere l'assetto del sistema della Fontana Luminosa, è tutto migliorativo. È il primo intervento che si fa all'Aquila dove c'è il pubblico insieme al privato, quindi è un'iniziativa congiunta dove lo scopo dell'amministrazione è quella di creare un punto di rivitalizzare la città dell'Aquila, quindi portare i commercianti verso il centro. Con affitti calmierati promessi e poi messi in campo, così. Ma gli affitti calmierati, voi lo vedete che nel fatto che, siccome il project financing fa i documenti, ha un piano economico finanziario. Nel piano economico finanziario che cosa risulta? Risulta quello che è la redditività minima che si chiede ad un imprenditore, quindi si dimostra quella redditività, e quella redditività viene da un affitto calmierato, perché il comune acquisisce in proprio 510 metri quadrati di negozi, che sostanzialmente, perché si è trovato questa linea? C'è un certo numero di negozianti che è andato in periferia, mi hanno detto: ingegnere, noi siamo con la canna del gas, ritornare in centro, non abbiamo proprio i mezzi finanziari. Senti, ingegnere, quanto chiedete al comune, cioè la parte pubblica, quanto vi serve? Su 11 milioni di investimenti veri, 4 milioni e mezzo sono del comune, ma non è che sono a fondo perduto, perché il comune si prende tutte le strade che interriamo. Me lo fa vedere? Allora, vediamo un attimo. Bene. Allora, il comune,
questa viabilità qua, adesso lei ce l'ha in superficie. Certo. Viene interrata, si fa questa. Non è a vista, non è impattante. In modo che tutto la piazza Fontana Luminosa diventa pedonale. Senta, 4 milioni di euro sono tantissimi. Su 11 no. Ma, dice? Ma non è che sono 4 milioni di euro a fondo perduto come contributo, perché se lei prende le strade più 510 metri quadrati di negozi, sostanzialmente il comune paga quello che riceve in beni. Però è sempre un momento, diciamo, un po' particolare per quanto riguarda le risorse, insomma, questo voi lo sapete, lo sanno anche i costruttori. Ma vede, bisogna, poi lo dirà il sindaco. La fonte di finanziamento non intacca minimamente quello che è il flusso finanziario per la ricostruzione, è tutta altra partita. Questi soldi già erano destinati. Di quali soldi sta parlando? Questi 4 milioni e mezzo. Preferisco che sia sindaco Salente a rispondere. Però vedo che lei è molto informato, lo saprà da dove arrivano questi 4 milioni. Preferisco che sia sindaco, sarebbe una scorrettezza nei confronti. Certo. Comunque non vengono minimamente da quello che è il flusso finanziario per la ricostruzione. Minimamente. Poi la cosa importante che cos'è? È una posizione dell'amministrazione comunale come imprenditore, perché dopo 2 anni di affitto il comune dà il riscatto, al riscatto questi interventi e rientra del capitale. Anzi, diciamo, e alla fine ci pure guadagna, mi sembrerebbe. Beh, direi ci guadagna. Anzi, quello che era la strategia che io ho proposto da imprenditore all'amministrazione comunale, all'Aquila c'è un fenomeno, diciamo, imprenditoriale un po' particolare. C'è un surplus di abitazioni. Man mano che si va avanti, il costo delle abitazioni crollerà perché è un surplus. L'amministrazione comunale ha un bene immobiliare in abitazioni enorme. Se incomincia a mettere sul mercato e capitalizza, che cosa fa? Cambia la qualità dell'investimento. Un imprenditore che vede come va il mercato cambia sempre la qualità. Dico una cosa, non la voglio interrompere perché il quadro sinottico è perfetto, però ci sono dei passaggi importanti. Cioè? Quale pensate che sia l'ostacolo maggiore? Perché insomma ci sarà il Consiglio Comunale, la Commissione, insomma tutto ciò. L'ostacolo... Questa è una proposta. Sì, questa è una proposta. Allora il punto nodale politico è il passaggio in Consiglio Comunale, dove il Consiglio Comunale dichiara questa opera di pubblico interesse. Dopodiché, che cosa c'è? C'è una gara pubblica, non è che è un rapporto, diciamo, univoco, nero a torretta comune. Poi c'è una gara pubblica, ad evidenza pubblica, se c'è altre cordate di imprenditori. E quale osservazione si aspetta da ultimo? Questa è l'ultima. Qual è l'osservazione, diciamo, che... Posso dire la cosa in maniera brutale? Da qua, io questa operazione la sto curando personalmente da 4 anni, ho avuto incontri a tutti i livelli, commercianti, molti sono d'accordo. Che cosa può venire fuori? Diciamo dei proprietari che hanno dei negozi in centro, che adesso sono a livello di affitto e di costi esorbitanti, trovandosi dei negozi a prezzi calmierati, potrebbero risentirsi. Ma politicamente, se non si fa una politica di calmierizzazione, quando mai può rinascere il centro? E se non si fa una politica pubblico-privato? Concludo, qui abbiamo il cane che si morde la coda. I cittadini non vanno in centro perché non ci sono i negozi non ci sono non vanno in centro perché non ci sono i cittadini. Noi vogliamo togliere questo cerchio chiuso, tutto qua.